Buongiorno belli, io vi do il benvenuto nella mia città e vi porto a fare un giro al Pisa Book Festival. Con una botta di fattore C che non guasta mai, ho parcheggiato, questa è la mia macchina, quella del consorte, a metà strada tra il museo delle navi, che è esattamente là dietro, dove ci sono le manifestazioni e le presentazioni, non le manifestazioni, e dove anch'io domani sarò a presentare l'amico Gian Gilberto Monti e il suo Coluche in uscita. Ora praticamente lo vado a ritirare dalle mani di Fabio Mendolicchio di Miragi Edizioni. E qua giù invece, qua dietro, ci sono gli arsenali Medicei e lì ci sono gli espositori. Invece, ora mi rigiro nuovamente, vi indico qua giù, là in fondo vedete quella chiesetta lungo l'Arno, che è la chiesa della Spina, vabbè, dove viene conservata la spina della corona di Cristo, ok? Lì più o meno davanti c'è l'unico palazzo celeste del Lungarno pisano. Quello si chiama Palazzo Blu, l'hanno ridipinto da non moltissimi anni di blu perché hanno scoperto che originariamente aveva quel colore lì, quindi l'hanno chiamato Palazzo Blu ed è sede di una fondazione che organizza sempre tantissime mostre molto belle, devo dire. Noi ci siamo stati parecchie volte, sia mostre artistiche ma anche di altro genere, belle. E c'è invece tutto il pian terreno, se non sbaglio, forse anche il primo piano, invece in mostra permanente, che io l'ho visto solo nelle immagini e è bellissimo. Ma bando alle ciance, intanto vado a fare il ticket. Meno male non chiedono la targa, perché ovviamente io, alternando con il consorte due macchine, ma questa a me non mi tocca quasi mai, sbaglio sempre. Qua giù sul Lungarno il parcheggio è di 1,60 euro l'ora. Costa 1,60 euro, dai. Ho 18,42, forse è troppo tempo, ma facciamo fino alle 18,42, perché considerata la mia chiacchiera penso che ci stia tutto, ecco. Mi raccomando, a Pisa il ticket è sempre giusto, eh? Eccoci. Ah, può farlo vedere direttamente, sì, di là. Ok. Ecco, le bimbe dell'InfoPoint mi hanno detto che con il Green Pass si può andare direttamente giù da questo tratto in poi, dove inizia l'ingresso c'è l'obbligo della mascherina, e noi niente, si va, si procede, vediamo dov'è che... che bellino qua giù, che c'è tipo salottino. E niente, qua giù c'è la segreteria. Questi sono gli arsenali, ecco. C'è anche una bella luce, come direbbe il consorte. Certo che c'è la bella luce. Ho fatto tardi, avrei dovuto essere qui un po' prima. Niente, vediamo se mi controlla. Posso entrare? O... Green Pass. Sì. Va controllato. Ah, ok. E la febbre. Ah, ecco. Vi metto su Trippando, va bene? Si sto bene, lo scoprirete. Ecco, qui siamo all'ingresso. Ripongo il mio Green Pass e do un'occhiata a un po' di cose. Vediamo un po', poi quando trovo qualcuno da baciare e abbracciare, mi sa che vi saluto, però mi sembra decisamente, decisamente bello. Ecco, ho avvistato facce conosciute.
Io poi vlog, figlioli, abbiate pietà. Ha trovato dei personaggi. Oh, ma sì, infatti. Ma che bellezza. No, vabbè, ma Fabio va benissimo. Lui è social, Fabio Mendolicchio di Miraggi. Devo ritirare il libro che aiuterò a presentare domani. Nel darvi appuntamento a venerdì 1 ottobre alle 19 al Museo delle Navi in compagnia di Gian Gilberto Monti per presentare il suo Coluche edito da Miraggi, vi faccio vedere una carrellata degli stand che a me sono piaciuti di più o che comunque mi hanno colpito per qualcosa. Devo dire che gli espositori sono tanti, per lo più sono locali, ma ce ne sono tanti, come Miraggi, come Bottega Errante, come Exorma, che non ho ripreso perché c'erano troppe persone lì davanti, comunque che vengono da fuori e che fanno letteratura molto interessante. C'è anche un ampio spazio di libri per bambini. Devo dire che io non ho portato i miei figli, però è molto bellina anche la parte dedicata ai bimbi, per cui se avete opportunità di venire con i bimbi, fatelo, perché troveranno senz'altro dei libri nelle loro corde. Ora bene, io riparto, sto uscendo dai Barzellini, ho fatto un po' di giri, ho fatto un po' di shopping, dopo vi faccio vedere. Sono stata... No, qui siamo ancora nell'area con la mascherina e ora vado un attimo e sono nell'area senza mascherina e ci si sposta di là al Museo delle Navi, che è bellissimo, non so quanto potrò mostrarvene. Aspettate che giro l'angolo, qua è area non maschera, aiuto, eccoci, dai, area non maschera, mi calo pure l'occhiale che ci sta e dai, si va laggiù al Museo delle Navi, poi si attraversa l'Arno e si va al Palazzo Blu. Però chiacchiera che ti richiacchiero, insomma, ho aspettato, ho chiacchierato, si poteva, ecco. Quindi, però potete godere di una bellissima luce al tramonto. Devo solamente fare veloce al Museo delle Navi, ma vi faccio semplicemente vedere dove si trova, se si riesce ovviamente a buttare un occhio dentro, non lo disdegniamo assolutamente, perché è un posto meraviglioso. Qui alle spalle mie, ecco qua giù, vedete la cittadella e quello dietro è il famoso ponte della cittadella, che è l'ultimo, diciamo, ponte di Pisa andando verso il mare, diciamo, di Pisa città, perché poi c'è Ponte Solferino, Ponte di Mezzo e Ponte della Vittoria. Noi attraverseremo il Ponte Solferino per andare poi a Palazzo Blu, vabbè, così dalla bella via vi faccio anche un po' da guida di Pisa. Praticamente io sto chiacchierando e sono quasi arrivata, ecco, devo solamente precipitare giù dalla strada, cosa assolutamente non banale, vista la mia gamba lunga, balzo e si va, ecco, e qua giù è super bellissimo, vedete, siamo proprio sul Lungarno e addirittura hanno messo una aiuola bellissima qua davanti. E vi faccio anche vedere una super curiosità, che è un altro campanile storto a Pisa. Ma voi pensate che solo la torre di Pisa è quella storta? Sicuramente è quella più storta, però c'è anche la chiesa di San Paolo all'Orto, di San Paolo Ripadarno, perché a Pisa ci sono due San Paoli, San Paolo all'Orto e San Paolo Ripadarno. Questo è San Paolo Ripadarno, cioè lungo le rive dell'Arno, e anche qua giù c'è un campanile storto, non lo vediamo, però è proprio qui, quindi quando venite fateci un salto se volete vedere
l'altro campanile storto di Pisa. Ecco, io ora vi faccio un 360 e vi faccio vedere che sono arrivata, quindi giusto giusto il tempo di dire due baggianate, ovvio, e siamo già qua giù al Museo delle Navi, che è bellissimo. Quando si entra giro la telecamera dall'altra parte, così perlomeno vedete come è disposto. Io dentro al Museo delle Navi ci sono stata poco prima del lockdown, dobbiamo vedere anche come è disposto, come è allestito in questo momento, ecco, perché non ho idea, io sono qui con voi per la prima volta, che ci sia già venuta e poi abbia fatto finta di ritornare. Dai, ciao! Rieccoci al Pisa Book Fest. Questo è l'ingresso del Museo delle Navi. Ecco, qua giù c'è il welcome relatori. Io verrò domani qua giù a presentare Gian Gilberto Monti, ve l'ho già detto, non è che me la tiro, non ve lo dico per tirarmela, ve lo dico perché è una cosa molto bella e vi invito anche voi a venire e a partecipare. Questo è il cortile interno, che mi sembra decisamente bello. Ah, ecco, al museo si entra da qua giù, quindi noi si continua invece da quest'altra parte. Ecco, quindi praticamente diciamo che si evita la parte di museo, ma c'è la parte, insomma, diciamo che mi sa che di navi ve ne farò vedere poche, ecco. Ma magari si potrebbe fare un vlog dedicato e vi porto anche la mia amica che le ha scavate le navi antiche. Potrebbe essere una buona idea, che dite? Ah, ecco, qua siamo diretti alla sala, quindi probabilmente pure io sarò qua giù domani a presentare Gian Gilberto, mi sa proprio di sì. Ecco, bellissimo, ecco, si esce dal cortile e vi porto a vedere l'altro spazio, l'altra saletta per le conferenze. Mi hanno detto che quella dove sarò io è quella più grande, da 100 posti, mentre qua ce n'è un'altra da 50. E qui siamo all'interno del Museo delle Navi, che è bellissimo. Queste navi sono state ritrovate a Pisa nel periodo in cui io facevo l'università, proprio nella zona lì dove io studiavo, nei paraggi. E qua giusto iniziano tutte le esposizioni, ripeto, una volta vi ci porto, ma ora si sale le scale e si va quassù. Vediamo, vi faccio vedere, probabilmente c'è una, sì, sicuramente c'è una conferenza in corso. Vediamo. Eccoci, ora siamo di nuovo sul lungarno classico, che passa l'ambulanza, è un po', ma io riesco velocemente ad attraversare. No, non è l'ambulanza, sono i pompieri, ecco, e noi si attraversa qua giù e si va a vedere Palazzo Blu, così vedete proprio nella pratica quanti passi c'è da fare tra una chiacchierata e l'altra. Allora, cosa vi dico? Vi dico che ho trovato un mio amico dei tempi della scuola, l'avvocato Giampaolo Russo, che mi ha presentato come la dottoressa Ceriegi a un mucchio di gente, perché lui è molto così, molto cerimonioso e ci tiene sempre ai titoli. E vabbè, più o meno come me, no vabbè, è sempre un gran ritrovare le chiacchiere con Giampaolino. Noi praticamente è come se ci fossimo visti il giorno avanti e magari non ci si vede da un anno e mezzo, ma va benissimo, questi sono gli amici.
E ora, ripeto, si va verso Palazzo Blu, però quasi quasi ora cambio direzione e vi faccio vedere tutto l'Arno qua giù. Guardate, su quest'ora del tramonto meravigliosa, questo qui davanti è il Palazzo delle Benedettine, un ex convento, e qua giù il Ponte Solferino, come vi dicevo prima, e si va avanti e avanti e avanti avanti. Però Ponte Solferino veramente è a un passo dal Museo delle Navi, e vedete che questo Pisa Book Festival, che è stato un po' criticato per essere dislocato in tre punti diversi della città, in realtà sono tre punti vicini tra loro e molto molto belli, per cui secondo me sono delle ottime opportunità. Ecco, chi volesse farsi anche un weekend può assolutamente valutare di visitare sia il Museo delle Navi che anche il Museo di Palazzo Blu, con la collezione permanente, che dicono essere molto molto bella, e soprattutto con proprio lo stabile di Palazzo Blu, che è molto molto particolare. Ah, ecco, questa è la famosa croce di Pisa. Ecco, Ponte Solferino, noi si sale sul ponte e vediamo un po' quanti passi ci sono che ci separano da Palazzo Blu. Vediamo. Che bello, con la GoPro in mano, una figata questo ponte. Oddio, spettacolo. E di qua vi faccio vedere l'affaccio. Vabbè, c'è una macchina che passa, non è il massimo. Dai, si continua. E questa luce è meravigliosa, ragazzi. Ci sono i canottieri che vanno in Arno, i ragazzi che si allenano, c'è il mio figliolo Marco che vuole anche lui venire a fare canottaggio. Ora lunedì si farà la prima prova di canottaggio, si iniziano le prove, chissà che non esca da me, che sono una pochissimo sportiva, un canottiere. Il fisico sembra avercelo, la passione sicuramente, per quanto ha fatto SUP quest'estate. Ragazzi, ma io che vi chiacchiero, è mio figliolo Marco, noi siamo al cuore di mamma. Qua avanti siamo al via Crispi e si va verso la stazione, mentre noi si gira qua giù, si attraversa e si arriva sul Lungarno. Davanti, io non so i nomi dei Lungarni, pietà per me, perché veramente è un handicap, ma assolutamente no. E questa è la chiesa della Spina, ha una storia molto particolare. All'epoca di Pisa, Repubblica Marinara, con le crociate venivano portate dalle navi che tornavano indietro dalla Terra Santa un sacco di cose. Veniva portata tanta terra, venivano portati tantissimi piatti che ritroviamo in tanti palazzi e in tante chiese di Pisa. Poi ve lo farò vedere, qui alla Spina mi pare proprio di no, ma è una miniatura, la definiscono una bomboniera, di fatto lo è veramente, è bellissima. In questo momento è aperta, io sono entrata, ho trovato aperta per la prima volta la chiesa della Spina, che avevo più di 30 anni sicuramente, e invece ora è praticamente quasi sempre aperta, non che l'interno sia chissà cosa, però ragazzi, è comunque la chiesa della Spina. Poi ripeto, per una pisana che ha avuto questo limite di
di trovarla sempre chiusa, ma in realtà perché era chiusa, non è che io la beccassi chiusa quando ci passavo davanti. E invece insomma, poterla vedere sempre aperta è veramente un grande spettacolo. Guardate, ho visto una signora che si è rigirata a fare la foto, ve la faccio vedere anche da questa, no, forse da questa prospettiva è un po' troppo aperta dal sole. Sì, no, mi sembra che questa prospettiva non sia una grande trovata. La signora forse voleva guardarsi allo specchio col cellulare, mi sa, non aveva idea di far la foto alla Chiesa della Spina. Sono io che ho pensato questa cosa un po' bislaccamente, perché io penso sempre a fare queste robe, ecco. Dai, siamo quasi arrivati, io continuo a chiacchierare. Lo scopo del mio chiacchierare è quello di farvi capire il tempo che ci si impiega muovendosi a piedi da una parte all'altra. Torno a raccontarvi dei parcheggi però, quindi giusto per impiegare un po' il tempo. Ecco, i parcheggi, se no trovate un buon parcheggio alla stazione proprio accanto, è a pagamento anche la domenica, se non sbaglio, mi sembra proprio di sì anche quello, però anche quello, come quello sotterraneo di Piazza Vittorio Emanuele, è un buon paracadute nel caso in cui troviate poco o nessun posto altrove in città. Questo per quanto riguarda questa parte che noi chiamiamo di là d'Arno. La chiamano tutti di là d'Arno, non è che ce la chiamo io perché vivo in un paese a tramontana, perché dovete sapere che a Pisa c'è il mezzogiorno, che è questa, aiuto, che è di qua da questa banchina, questa è la banchina dell'Arno, c'è l'Arno, e dall'altra parte invece è tramontana, è di qua d'Arno. È proprio una maniera di dire, un tempo, non so se ci sia ancora, misero su un pub in questa zona che fu chiamato di là d'Arno. Ecco, quindi qui siamo di là d'Arno, cioè a mezzogiorno. E le altre due location dove siamo stati sono invece a tramontana. Però essendo il Museo delle Navi lungarno e l'Arsenale praticamente lungarno, anche se non perfettamente lungarno, devo dirvi che sono proprio delle location comodissime. Tra loro i pullman urbani non sono gestiti male, un tempo erano gestiti peggio, quindi sì, dai, si può fare anche di muoversi in pullman. Se invece venite alla stazione, tutto molto estremamente walking distance, e io vi volevo portare a Palazzo Blu, e invece Palazzo Blu la bella è che è chiuso. Ecco, comunque ci siamo arrivati, io ho chiacchierato 9 minuti e 59, per cui in 10 minuti a piedi chiacchierando arrivate dal Museo delle Navi a Palazzo Blu, che è questo edificio qua, molto particolare, l'unico del lungarno ad avere questa colorazione. Ora il marito sicuramente mi cazia dicendomi che ho lasciato la GoPro troppo angolata, vabbè, secondo me è pure carina. Qui c'è una chiesa che non so sinceramente, Santa Cristina, ecco, non sapevo a chi fosse intitolata, e non so se qui c'è un accesso laterale dedicato al Pisa Book Festival oppure no. Ecco, questo andiamo ad appurare, perché vedo Palazzo Blu chiuso, può darsi che no, qui ci sono le uscite di sicurezza, l'uscita normale. Probabilmente gli eventi a Palazzo Blu si svolgono tutti molto prima. Oh ragazzi, sentite,
Io a questo punto vi porto anche sul ponte di mezzo. Vi faccio vedere lunga, non è che me lo sono scordato, perché ho visto il mio amico vigile Ben. Allora, questa è la parte che a me piace di più. Invece l'altro lato è la parte che a me piace meno. Di conseguenza, questa è la bandiera di Pisa, che solitamente è in questa posizione quando c'è il Giugno Pisano, che ci sono le manifestazioni sul fiume, come il gioco del ponte che vi dicevo, perché è proprio la metà, cioè la bandiera è posta a metà. A questo punto, ragazzi, io sto sorpassando la mezzeria, me ne vado, me ne torno nella mia tramontana, qui zona super universitaria, molto bolgiosa, e io dal lugano, queste sono le spallette, queste qui dietro di me sono chiamate spallette. Io, essendo bassa e poco atletica, non sono mai riuscita a salirci. Ci sono salita la prima volta con il mio attuale marito, che mi ha perculato non so quanto, dicendo: ah, come, non ci sei mai montata, non è vero che non ci sei mai montata. Sì, non ci sono mai montata. Vabbè, alla fine l'ho dovuto sposare. E niente, dai, vi saluto, vi dico Pisa Book Festival, bellino come sempre, belline le tre location. Io ne ho viste due, Palazzo Blu, mi dispiace, lo vedremo insieme nei prossimi giorni, però il vlog ormai va così, esce così, e vi invito, quello che per me è domani, che voi, se mi vedete quando io pubblico in tempo reale, è oggi, cioè sabato 1 ottobre, al Museo delle Navi, nella sala quella grande. Io sono lì alle 19 a presentare Coluche di Gian Gilberto Monti, che ho scoperto essere un personaggio notevole, cioè due personaggi entrambi notevoli, quindi se riuscite a venire, volentieri, se no ci si ribecca da queste parti al prossimo video, al prossimo libro o al prossimo viaggio. Ciao belli, alla prossima, ciao ciao!